Zona del Benito Stirpe con Lorenzo Ci Ariado, vediamo, Lorenzo, intanto una domani giornata sera sfortunata che è dell'Eliminatore culminata 4 con una Milan. sconfitta. Dove Ma parlerò sì, di più che questa finalista sfortunata direi tra che ci Juve e siamo fatti un po' male da Milan. soli, perché Grazie da me, la davvero partita il l'avevamo cammine d'argento. Buona inquadrata serata, buon bene, eravamo proseguimento. scesi in campo col giusto piglio, con l'atteggiamento giusto da grande squadra, ma ha messo sotto subito la squadra del Perugia, indipendentemente dal loro gol, che purtroppo è capitato su una ripartenza che no, non dovresti concedere in casa. Però penso che abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto una gran partita, un grande atteggiamento. Abbiamo sbagliato pochissimo, abbiamo concesso pochissimo a una squadra comunque forte, con grosse individualità. Bisogna soltanto fare un plauso a questa squadra perché ha fatto una gran prestazione. Resta il rammarico nel vedere come sarebbe finita con la parità numerica. Eh sì, sicuramente, perché comunque loro alla fine hanno fatto praticamente 3 tiri in porta, non è che hanno fatto più di tanto, anche se erano un uomo in più. Abbiamo concesso poco, abbiamo creato tanto perché il loro portiere ha fatto i miracoli, soprattutto il primo tempo. Poi il secondo tempo anche è successo un batti e ribatti in area che poteva entrare, poteva succedere di tutto, però dispiace perché poi perdere in casa non c'era mai capitato e quindi dispiace ancora di più. Però impariamo dai nostri errori, dobbiamo imparare assolutamente e andare avanti, guardare la prossima trasferta con l'atteggiamento che oggi ci ha contraddistinto nei minuti iniziali, nel primo tempo soprattutto. Sfortuna, ingenuità, bravura dell'avversario, qual è la causa principale di questa sconfitta? La causa la sapete benissimo, nel senso noi abbiamo fatto una gran partita, poi c'è stata un'ingenuità nostra, però dispiace, come ho detto, impariamo dai nostri errori perché era una partita che se fosse finita 11 contro 11 secondo me eravamo qua a esultare. Nonostante la sconfitta, c'è stato l'applauso della curva a fine partita. Questo dimostra che il pubblico ha apprezzato comunque la voglia di riportare quantomeno in parità. Ma sì, cioè non si può dire niente a questa squadra. Cioè abbiamo veramente fatto una grande partita, abbiamo lottato su tutti i palloni, vincevamo i contrasti. È normale che in 11 contro 10 contro una squadra così te la giochi a viso aperto, perché non ti sei chiuso dietro, hai provato a giocare fino all'ultimo. Può capitare che perdi, però rimane che abbiamo fatto una grande prestazione. Se siamo portati a casa i 3 punti sarebbe stato un valore aggiunto, però ci teniamo lo spirito che abbiamo avuto e niente, beh, contando che il loro portiere comunque ha fatto dei miracoli perché è stato veramente oggi delle grandi parate. Non so perché se era un ex, ma era veramente indiavolato oggi, però va bene, dai, rimane la bella prestazione, lo spirito che abbiamo avuto. Ringraziamo i tifosi che ci sostengono sempre e oggi li abbiamo sentiti proprio dalla nostra parte. Anche nella gara d'andata comunque Rosati aveva fatto i miracoli, quindi sarà proprio il Frosinone che fa impegnare di più i portieri del Perugia. L'ultima per me, nonostante la battuta di arresto, comunque l'Empoli ha pareggiato così come il Palermo, quindi restiamo grosso modo lì sopra. Sì, ma noi dobbiamo fare il nostro campionato, adesso dobbiamo andare a Cremona e fare la nostra partita. Dobbiamo pensare a quella partita, partita per partita, non pensare alle altre, perché come vedi, cioè, perdono, pareggiano, nel senso comunque l'Empoli ha pareggiato alla fine, mi sembra, Sì. mi hanno detto. Quindi alla fine è un campionato equilibrato, e dobbiamo pensare solo a noi stessi, a scendere in campo con l'atteggiamento che abbiamo avuto il primo tempo, ma anche il secondo tempo, perché secondo me abbiamo fatto lo stesso il secondo tempo, a tratti l'abbiamo chiuso nella loro area, nonostante fossimo uno in meno. Quindi dai, siamo contenti comunque della prestazione, c'è rammarico per il risultato, però andiamo avanti. Tra 3 giorni si gioca a Cremona, che gara ti aspetti? Mi aspetto una gara comunque complicata, ma penso che se la affrontiamo con lo spirito giusto, cioè dobbiamo affrontarla con lo spirito giusto, andare lì e cercare di portare a casa il risultato. Posso, grazie.